Una vasta organizzazione criminale di stampo ndranghetistico è stata sgominata questa mattina nel corso dell'operazione rinominata Gerry, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinata dalla Procura della Repubblica. In manette sono finite in totale 18 persone tra Calabria e Toscana, tutti soggetti ritenuti vicini a diversi sodalizi criminali, riconducibili alle famiglie Bellocco di Rosarno, Molè Piromalli di Gioia Tauro, Avignone di Taurianova e Paviglianiti, attivi sul versante ionico reggino. Tra i soggetti fermati c'è anche Michele Bellocco, accusato di aver importato centinaia di chili di cocaina dal Sud America. Nel corso dell'operazione, i militari hanno sequestrato nel porto di Livorno oltre 300 kg di cocaina e circa 17 di codeina, riuscendo poi a ricostruire un'ulteriore importazione di droga per oltre 57 kg ancora di cocaina, oltre ai numerosi altri tentativi di importazione non andati a buon fine. Ma l'attività della vasta organizzazione criminale non si sarebbe limitata al solo traffico di cocaina. Secondo le indagini, infatti, i sodali riuscivano ad ottenere ottimi guadagni anche dalla compravendita di importanti partite di marijuana e hashish. La droga, complessivamente sequestrata una volta lavorata e immessa in commercio, avrebbe infatti fruttato all'organizzazione oltre 100 milioni di euro. Quella di oggi è un'operazione particolarmente importante che ancora una volta dimostra l'altissima professionalità e specializzazione del GICO di Catanzaro, il generale Migliori, comandante della regione, con la Guardia di Finanza ha dato un supporto come sempre determinante. Come lei diceva, è un'attività investigativa di grande importanza perché ancora una volta dimostra come i calabresi, l'andrangheta calabrese sia in contatto diretto con i colombiani. Attraverso il contatto diretto i colombiani vengono nel territorio calabrese, trattano, vendono e i calabresi importano. Importano solitamente nel porto di Gioia Tauro. La specificità di questa ulteriore indagine è che non è stato il porto di Gioia Tauro l'accesso, quello solitamente utilizzato, ma quello di Livorno, il porto di importazione appunto, e ben tre sono stati i quantitativi importati attraverso quella struttura portuale e lì sono stati anche utilizzati uomini di quel porto, così come avviene il porto di Gioia Tauro, laddove i dipendenti delle cooperative di lavoro sostengono 'ndrangheta nello scarico della cocaina, così è avvenuto anche a Livorno.